Una lingua in 3 minuti? Norvegese! Il norvegese è una lingua germanica del gruppo indoeuropeo, appartenente al cosiddetto gruppo scandinavo. Tra le lingue scandinave, il norvegese è in una situazione privilegiata. Infatti, dall'antico norvegese derivano islandese e faroese. Inoltre, la lingua è stata influenzata moltissimo dal danese, visto che la Danimarca ha dominato la Norvegia dal XIV secolo fino al 1815. Il norvegese ha però molte caratteristiche grammaticali dello svedese e la sua pronuncia si avvicina di più a quella svedese, che non ha la tremenda pronuncia del danese. Anche il norvegese proviene dal norreno, che si scriveva col celebre alfabeto runico, e poi la lingua si è evoluta seguendo un percorso particolare. Il norvegese, infatti, è l'unica lingua al mondo con due varianti, il bokmål e il nynorsk. Il bokmål è quello utilizzato dalla maggior parte della popolazione ed è basato sul danese scritto. Il nynorsk, invece, usato dal resto della popolazione, è stato creato dallo studioso autodidatta Ivan Aase nel corso dell'Ottocento. In norvegese, sia bokmål che nynorsk sono considerati norvegese. I comuni norvegesi possono infatti decidere indipendentemente se usare principalmente l'una o l'altra forma come forma scritta ufficiale. La Norvegia ha avuto la sua indipendenza e unità molto di recente, più recente anche dell'Italia. Per oltre 4 secoli, però, l'odierna potenza petrolifera è stata una provincia della Danimarca. La popolazione, comunque, che non studiava, che era composta per lo più da pescatori, non sapeva leggere, per cui non assorbì il danese nel parlato. Esiste anche l'idea di amalgamare le due varianti e creare una nuova lingua, il Samnorsk. Il nynorsk è però più complesso del bokmål. Per esempio, il nynorsk sono presenti e obbligatori 3 generi grammaticali, maschile, femminile e neutro, che sono invece facoltativi in bokmål. Come per lo svedese, l'articolo definito il la è un suffisso attaccato alla fine del nome e, come nello svedese sempre, i verbi sono molto semplici e hanno una unica forma verbale per tutte le persone. Se un norvegese pensa che sei un po' tonto, dirà di te che le luci sono accese ma non c'è nessuno in casa. Quando invece un norvegese ti dice che vuole una donna con un osso nel naso, non significa che vuole una donna esotica con particolari tradizioni, ma che vuole una donna volitiva e indipendente. Norvegia, paese dei fiordi, dei vestiti in papiri, del sole di mezzanotte e del pittore Munch. Non dimentichiamo, per la prossima lingua, i 3 minuti!